La FIMA è la prima federazione d'Italia per numero di associati per ciò che attiene il comparto della mediazione immobiliare. È stata fondata nel 1954, in Italia conta circa 11.000 associati. Abbiamo deciso di mettere insieme tutte le componenti della filiera immobiliare, quindi dal notariato all'assessorato regionale all'urbanistica, agli ordini professionali degli architetti e dei commercialisti, e abbiamo fatto un'analisi da un lato su quello che è il mercato territoriale e regionale, perché abbiamo allargato l'attenzione anche alle altre province e altri ambiti di intervento. Poi abbiamo puntato l'indice su quello che è una criticità da un lato, ma anche un'opportunità dall'altro, che invece attiene alle nuove norme che regolano le privacy che sono entrate in vigore dal 25 maggio. E poi abbiamo ospitato invece nel nostro convegno la divisione di Credipass per l'accesso al credito. Credo che come Confcommercio abbiamo dato risposte con questo evento a quelle che sono delle istanze che vengono sia dagli associati che da tutti gli operatori del settore. Beh, stiamo facendo un'analisi sull'attuale momento del mercato, che è ancora, diciamo, in una via di ripresa ma non ancora robusta e strutturata. E quindi, a parte l'analisi del mercato, ma richiamiamo anche gli operatori a una maggior professionalità, a una maggior qualità di servizi per rispondere compiutamente alle esigenze dei fruitori, visto che trattiamo comunque un prodotto come la casa che coinvolge i risparmi e i sacrifici di una vita delle persone. Il settore immobiliare sta soffrendo? Sì, c'è stata una crisi senza precedenti che ovviamente l'ha penalizzato, una crisi dove il comparto immobiliare è stato vittima e non artefice, è stata una crisi finanziaria, e ovviamente il mercato immobiliare, che si interfaccia costantemente con i mutui verso le persone, è chiaro che ne ha risentito in maniera pesante. Oggi stiamo registrando oramai da 3 anni un incremento del numero delle compravendite immobiliari, ma abbiamo ancora alcuni elementi lasciati in eredità dalla crisi che incidono ancora negativamente sul mercato. Parlo per esempio delle aste giudiziarie, parlo degli immobili in NPL che potrebbero ritornare sul mercato, che di certo non contribuiscono, questi immobili, alla stabilizzazione dei prezzi del mercato.